Vito Barbaro, presidente delle cantine Sette Soli di Menfi, al Vinitaly con un nuovo logo, come mai? Perché l'azienda cresce e l'azienda deve essere dinamica e perché vogliamo comunicare in maniera sempre più chiara i grandi valori della Sette Soli. Il nostro nuovo logo ha un piccolo simbolo che sintetizza Sette Soli, che sintetizza la comunità, sintetizza il vigneto, ma ha una linea di parole che è molto importante, piccoli viticoltori di un grande vigneto. Noi abbiamo la forza del piccolo che cura il vigneto con estrema cura, ma che messo insieme in gioco di squadra copre 6.000 ettari di vigneto e quindi ha quella dimensione che ci consente di andare a vendere nel mondo. Scoprimenti è una nuova iniziativa che vede le cantine al centro, il conduttore di un modo per scoprire il territorio e quindi di attirare turisti e appassionati. Di cosa si tratta? La cantina Sette Soli è un volano di sviluppo per tutto il territorio. L'anno scorso col Mandrarossa Vineyard Tour siamo riusciti ad attrarre 4.000 persone che sono venute nel territorio. Questo ha generato grandissimo entusiasmo nella comunità e finalmente la comunità ha cominciato a lavorare di squadra anche nel campo turistico. Abbiamo messo insieme tutti i progetti turistici del territorio in un programma che dura da Pasqua fino a ottobre per attirare turismo, per far sviluppare un'altra parte di reddito per i nostri agricoltori di grandissimo potenziale che è la parte turistica. Oggi il Cantina Sette Soli significa 24 milioni di bottiglie prodotte. Quali sono i vostri progetti sul fronte alla produzione? Sì, noi dobbiamo chiaramente, abbiamo la possibilità addirittura di raddoppiare questo numero di bottiglie e nel tempo vorremmo farlo, però vogliamo anche alzare il valore medio della bottiglia perché noi dobbiamo pagare le nostre uve, i nostri agricoltori a cifre più alte delle attuali. La nostra priorità sono i mercati dove si può vendere a prezzo più alto, ad esempio quest'anno la nostra strategia ha previsto una discesa in Inghilterra dove il vino si deve vendere a prezzo molto basso e abbiamo spinto mercati dove riusciamo a vendere, in particolare il marchio Mandrarossa, a prezzi più alti.